Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal calore di scrittura creativa. Oggi parleremo di un argomento cervellotico: scrittura creativa e target di lettori. I libri e racconti devono essere targetizzati per un certo tipo di utenza a cui anche le tecniche di scrittura creativa si devono adattare? Andiamo con ordine. Se scrivete un manuale di diritto tributario dovrete usare un certo tipo di linguaggio ed un certo tipo di contenuti che il vostro target di lettori saranno commercialisti laureati in economia e ragionieri consulenti del lavoro. Se scrivete un libro sull'uncinetto è ampiamente probabile che il vostro target di lettori saranno donne, probabilmente in una certa età, con una buona presenza di nonni ma anche di mamme e con quindi la presenza indiretta di figli e nipoti. È evidente come il sole e la notte, giorno e la notte appunto, che i due testi hanno contenuto diverso, si rivolgono a un target di lettori diversi, quindi anche il linguaggio deve essere diverso. Ma in narrativa? Ecco, in narrativa forse le cose sono diverse, in particolar modo in fantascienza. La fantascienza è un pentolone eterogeneo di etichette, ibridazioni, ma a grandi linee lo si può dividere in due: fantasy e fantascienza di lungo periodo contro hard sci-fi, perché la sospensione di incredulità nei due generi è molto diversa. Vi invito a fruire il podcast Fantasy ed Hard Sci-Fi, le differenze nella sospensione di incredulità. Il link lo trovate nella playlist Introduzione alla scrittura creativa, introduzione gratuita alla scrittura creativa. Quindi, dentro l'insieme della fantascienza con i suoi tanti generi e etichette diverse, si può disaggregare in due grandi classi. Ecco, la letteratura di fuga, che appartiene all'insieme della fantascienza. Ci troviamo alla fantascienza di lungo periodo, il fantasy in colore utopico, distopico, ucronico. Poi abbiamo l'hard sci-fi, al cui interno ha il sottogenere della climate fiction. Anche questi testi sono narrativa per diletto, ecco, ma i lettori di hard sci-fi hanno una diversa sospensione di incredulità, che è molto più fragile di quella dei lettori della narrativa di fuga. Quindi ha senso scrivere libri e racconti che siano targetizzati per un certo tipo di utenza a cui anche la scrittura creativa si deve adattare? Ecco, secondo me la risposta è dipende. Vediamo il perché. Sì, esiste un caso in cui racconti e libri targetizzati per un certo tipo di utenza, anche la scrittura creativa si deve adattare al target di lettori a cui l'autore punta. Ecco, se scrivete di fantasy, come autori puntate ad un pubblico di bambini, con novelle fantasy non potrete mettere sequenze di show don't tell con plot d'azione o di personaggi inzuppandoci sesso e violenza. Non potrete usare parolacce nei plot of characters e nella gestione dell'infodump non potrete usare termini prolissi, perché i piccoli lettori non vi capiranno. Ecco, se invece scrivete un fantasy VM16 o VM18, allora forse potrete mettere anche questi contenuti coloriti di qui sopra. Il discorso però è molto diverso per il secondo sottogenere di fantascienza, l'hard sci-fi. Ecco, andiamo a bomba sul tema del cosa succede nell'insieme dell'hard sci-fi, che è un sottoinsieme della fantascienza. Ecco, se volete scrivere qualcosa nel solco della New Age, i vostri lettori saranno almeno VM16 o VM18 a causa delle tematiche solitamente scabrose che la New Age ha sempre introdotto nei suoi scritti. Inoltre la New Age è solitamente fantascienza di lungo periodo con una sospensione di incredulità diversa dall'hard sci-fi, dato che nella New Age solitamente c'è un largo uso di tecnologia black box. Se volete scrivere qualcosa nel solco del cyberpunk, ecco, i vostri lettori saranno almeno VM16, a causa della tecnologia black box ed a causa della complessità della trama, che non sarà adatta ad un pubblico di minori. Il genere hard sci-fi è sempre stato storicamente
rimasto nel solco della linea editoriale di Hugo Gernsback, con personaggi, trama e tecnologia che hanno sempre avuto un ruolo importante, e tutti i classici contenuti della fantascienza New Age e del cyberpunk sono sempre rimasti fuori dall'etichetta di hard sci-fi. L'hard sci-fi è sempre rimasto un genere piuttosto bacchettone e quindi avulso dalla New Age. L'hard sci-fi è sempre stato ben ancorato ad una tecnologia plausibile, ossia nel dominio della tecnica del possibile, molto vicino quindi alla frontiera della tecnica e della tecnologia, e quindi per questo l'hard sci-fi è sempre stato molto diverso dal genere cyberpunk, a cui gli autori hanno sempre introdotto dentro nel cyberpunk tecnologia black box molto speculativa, molto distante dalla frontiera tecnologica del plausibile e del tecnicamente possibile. Anche il cyberpunk è fantascienza di lungo periodo, con una sospensione di incredulità che è prossima al fantasy dalla fantascienza di Star Trek, ecco, giusto per intendersi al volo. Andiamo a vedere della neonata etichetta di fantascienza, la climate fiction. Questo genere è un sottoinsieme dell'hard sci-fi, e la climate fiction condivide la stessa sospensione di incredulità dell'hard sci-fi. Ecco, poiché la climate fiction avrebbe la pretesa di allertare ed evidenziare gli impatti a tutto tondo del cambiamento climatico, ecco, questi sono temi e contenuti di per sé molto complessi, e quindi di per sé necessitano perlomeno di aver studiato la geografia, ecco, che a mia memoria la si studia in modo inizialmente decente alle medie, per cui a me pare che i temi di climate fiction, a mio avviso, per la loro complessità, sono già di per sé VM16. Se un autore della climate fiction evita di sfracicare la propria penna in scene di show don't tell, di sesso e violenza, ecco, allora l'area di leggibilità VM16 resterà come soglia minima, altrimenti si scalerà in soglia VM18 e si perderà anche contestualmente una fetta, a volte anche pingue, di lettori anziani, da cui appunto sesso scabroso e violenza gratuita solitamente disturbano come contenuti. Discorso diverso per le parolacce nei plot di Plot of Characters e nella gestione dell'infodump, in cui, pensando ad un pubblico VM16, ecco, potrete usare termini più prolissi e coloriti, ricordando però che il testo potrebbe essere letto anche da persone anziane. Le persone anziane solitamente, ecco, sono allergiche alla tecnologia e sono disturbate da un linguaggio densamente pieno e ricco di inutili parolacce. Per cui se un autore di climate fiction evita di inzuppare la propria penna in scene inutili di show don't tell, che sovrabbondino di tecnologia, di parolacce ed infodump, ecco, probabilmente non si taglierà anche una fetta di pubblico di lettori anziani. Quindi, per farla corta e breve, la mia opinione è che nella narrativa di fantascienza sono più i contenuti come sesso, violenza, parolacce e tecnologia che causano una segmentazione del pubblico. A mio avviso non c'entrano niente le tecniche di scrittura creativa sulla targetizzazione dei lettori, che in un intreccio è sempre definito nella scelta del narratore, dal plot di azione, personaggi o pensieri e dalle tecniche letterarie scelte dall'autore. Questo a prescindere se l'intreccio parli della fiaba del mago di Oz oppure di una inutile e cruda scena di violenza che rincorre il gusto dell'orrido e del macabro. Questa è la mia personale opinione. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.